al secondo parto trigemellare dopo la Peugeot 108 e la Toyota Ego è la volta della Citroen C1. È diventata una vettura chic grazie alla personalizzazione per gli interni e per gli esterni. La lista è pressoché infinita. Due le varianti di carrozzeria, berlina 3 o 5 porte o cabrio come in questo caso. E due i motori, il 1068 cavalli e il 1282 cavalli. Piccola chicca, questa, la Citroen C1, è la più italiana tra le tre sorelle, perché dietro c'è un chief designer italiano, Carlo Bonzanigo. Ma allora Carlo, cos'ha di italiano la nuova Citroen C1? Ma direi che ha tutta la giovialità, il calore, la gioia di vivere, che sono poi tratti distintivi delle Citroen. Avete visto, la vettura presenta una capote in tre colori. Cosa c'è di più gioioso che viaggiare con l'aria nei capelli? C1 è quindi una compagna simpatica, frizzante, un po' birichina, agile e intelligente con le sue prestazioni per facilitarci durante la nostra giornata complicata in città. Sullo stand Citroen c'è spazio anche per un modello che, a detta degli stessi vertici della casa, andrà a rivoluzionare quella che è la filosofia del marchio. Si tratta della C4 Cactus, una macchina che ha uno stile acqua e sapone, estremamente pulito e privo di aggressività, caratterizzato tra l'altro da questi air bump, che sono dei cuscinetti di plastica con dentro delle cellette d'aria. Servono ovviamente ad attutire gli urti in ambito urbano, perché questa macchina è piuttosto compatta, 4,16 m, adatta a ogni genere di impiego. Tra l'altro c'è anche una versione che potrà essere guidata dai neopatentati tra le quattro che verranno proposte, due a benzina e due a gasolio. Molto interessante è anche l'abitacolo, perché ha una soluzione particolarissima con una imbottitura che praticamente crea un unico divano unendo i due sedili anteriori. In caso di rapporti occasionali con lo sterrato è bene munirsi di qualche protezione. E la Citroen C5 Cross Tourer ne ha qualcuna, a cominciare dai parafanghi in plastica grezza per finire allo scivolo in alluminio sia davanti che dietro per proteggere il motore e gli organi interni in caso di sterrato. Ma il punto di forza della C5 Cross Tourer sono le sospensioni pneumatiche idrattiva 3, che consentono di alzare la vettura fino a 6 cm da terra. Se vi piace, sappiate che i motori sono tutti diesel, vanno da 115 a 200 cavalli e i prezzi partono da 31.950 euro.